Buongiorno a tutti, sono Alessandro Baldo dell'ufficio tecnico di Audio Group e oggi siamo qui per parlare di Vessel. Lascio la parola ad Alex. Grazie Alessandro, sono Alex Bey, responsabile commerciale Custom Integration per il Nord Italia. Come detto da Alessandro, oggi parleremo degli amplificatori serie AX di Vessel che sono disponibili in tre tagli. Il singolo a zona, il 3 zone e il 6 zone. Questi streamer offrono un'elevata esperienza di utilizzo e grazie alla loro flessibilità sono facilmente integrabili in ogni impianto. A differenza di molti competitor che offrono articoli facilmente acquistabili dagli utenti finali nei classici canali consumer, i prodotti della Vessel sono rivolti a system integrator e di conseguenza offrono un supporto tecnico avanzato dedicato, protezione sulla trattativa, protezione sul prezzo e di conseguenza maggiore marginalità. Lascio la parola a Alessandro che vi spiegherà i prodotti in dettaglio. Partiamo dal più piccolo, A1X, progettato per gestire e pilotare impianti 2.0 o 2.1, compagno ideale di applicazioni retro TV, per esempio. A1X è uno streamer amplificato compatibile con Google Cast, AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth, Alexa Cast. Compagno ideale bordo TV, come dicevamo, con amplificazione stereo da 50 W per canale in classe D. Switch Ethernet integrato per un comodissimo daisy chain di rete. Ingressi audio analogici e digitali con gestione di priorità sullo streaming. Un'uscita di linea sub dedicata con crossover programmabile in frequenza per un perfetto matching con i nostri impianti audio. Ha anche incluso un receiver IR con funzione di apprendimento per le funzioni volume e mute, in modo da poterlo comandare, per esempio, con il telecomando della TV in applicazioni retro TV o con un qualunque telecomando IR in applicazioni standalone. A3X e A6X, ovvero 3 zone o 6 zone, sono a tutti gli effetti delle matrici amplificate 3-6 zone con out RCA configurabile da app. A6X e A3X sono quindi degli amplificatori streamer 3-6 zone compatibili con AirPlay, Google Cast, Spotify Connect e Alexa Cast. Non sono fanless perché progettati per l'utilizzo e il montaggio in rack o in sistemi centralizzati. Amplificatore sempre in classe D da 50 W per canale, switch Ethernet a due porte integrato, ingressi audio analogici e ottico con funzione di priorità sullo streaming. I prodotti Vessel vanno configurati alla prima accensione con l'app Vessel, app che ci dà la possibilità, oltre di dare i nomi alle zone, selezionare se la zona è mono o stereo, dare i nomi agli ingressi analogici e decidere le priorità, ci dà anche la possibilità di equalizzare il nostro audio con un equalizzatore grafico a 7 bande e di fare un matching di volume di tutte le zone semplicemente tramite il microfono del cellulare per avere un'uniformità perfetta in tutta la casa. Dal punto di vista dell'utilizzo dell'utente finale, i prodotti Vessel non necessitano di nessuna app specifica. Semplicemente dalla nostra app di streaming musicale preferita troveremo le nostre zone Vessel nell'elenco dei device, sia con Spotify che con Tidal, Apple Music e via dicendo. I prodotti Vessel sono anche completamente integrati con i sistemi di controllo, come per esempio Control 4. Il driver Control 4 ci permette di avere feedback reale con copertina e controlli di quello che stiamo streamando dai nostri personal device, ma ci permette anche il controllo totale per quello che riguarda le funzioni di matrici, in modo da implementarlo in impianti con, per esempio, l'utilizzo dei flussi streaming in uscita dalle nostre centrali Control 4. Vessel sta per presentare dei nuovi prodotti, ma lascio la parola ad Alex per questo. Grazie Alessandro. Sì, a breve entreranno a catalogo Adeo tre nuovi prodotti della famiglia Vessel, tre prodotti wireless, un diffusore, una soundbar LCR e un subwoofer low profile.
Ecco un breve video illustrativo. Vi ringrazio dell'attenzione e al prossimo appuntamento con Adeo Group. Grazie a tutti. Grazie.